un paio di volte. Stavo qui in alto, capito? Quindi per me era più facile leggere anche i commenti e leggere i nomi. Vito? Oh, sto proprio a cominciare una storia proprio brutta. Comunque, c'è praticamente il lido dove questi qua sono andati e hanno sparato in aria, perché poi ovviamente non hanno trovato chi dovevano fare fuori, è il lido dove andiamo spesso la domenica, per non allontanarci andiamo su questo lido qua. Maro, quando ho letto la notizia ieri, ci trovo a boccia, capito? Levami sul lido, non ci andiamo più. Niente. Un altro posto eliminato. Ma poi non ho capito manco chi volevano uccidere. Ma questo fa coppa una spiaggia dove stanno pure i bambini, ma stanno buoni. Sta vicino a casa del farmacista. Azzo, vedi? Io sto sentendo da te sta storia. Sì e no, praticamente questi si sono presentati sulla spiaggia e che dovevano, come si dice, freddare qualcuno. Non l'hanno trovato e hanno sparato tutti i colpi in aria. Praticamente questo è il lido dove ogni tanto vado pure io la domenica o il sabato. Ieri sono rientrata a casa alle 3 di notte dal mare. Stai sfugando, Puglia, e come stai divertendo? Comunque, bravissimo, sono fiera di te. Fatto pranzo e cena fuori, grande, grande, bravo, bravo. Te lo auguro quando fai queste sì, devi uscire. E poi l'altro ragazzo. Attore del Greco al Lido La Perla che è morto. Questo qua che ha negato, questo ragazzo di 16 anni. Come si fa a negare a 16 anni? Guaglio. Ma poi attore del Greco? Cioè, cioè, si sarà tipo gettato dagli scogli e avrà preso una botta in testa per forza, perché praticamente attore del Greco l'acqua ti arriva sempre qua. E se non sa nuotare, ma l'acqua ti arriva sempre qua. A meno che non vai proprio in mezzo mare, allora vabbè, vai in mezzo mare, dice vabbè. Però se non sai nuotare, tu in mezzo mare non ci vai, cioè non ti allontani, capito che voglio dire? Poi se sei mongoloide, allora ti allontani con tutto che non sai nuotare. Ui, Emanuele, stamattina sono un po' dolorante, infatti penso che mo mi mangio qualcosa e mi prendo qualcosa. Sono svegliata già dolorante, ma il tragitto da Ercolano sul motorino mi ha massacrata a livello proprio muscolare. Perché sui fossi prendeva qualche strada un po' più così, qualche fosso così, e sentivo un dolore atroce al collo e dietro la schiena. Quindi penso che mi abbia proprio attuffato sopra il letto dopo. Samba do Brasil, qua dice si è tuffato. Poi boh, si è tuffato. Allora, zitto, fratello cazzo, perché praticamente tu, attore del Greco, non puoi fare i tuffi perché là è zona vulcanica. Sotto c'è sabbia nera, come ci sono anche dei piccoli scoglietti. Capito? Quindi si sarà tuffato e avrà acchiappato bang. Qualche botta non si è ripreso più. Ed è così che ha negato. Perché poi in mezzo all'amicizia, figurati se pensano a te che sei ancora sott'acqua, non ti cacano proprio. Poi mi viene a dire, mamma, posso andare al mare con i miei amici? Co cazzo che ti facci al mare con i tuoi amici? Wow, mamma, però tu come sei all'antica? Non fai niente, voglio essere all'antica. Piangi tu che io poi sono felice per sempre.
Allora, io regresati, Lino mi ha fatto su TikTok, ti faccio vedere come si fa. Io che spiegavo a Lino come si faceva TikTok, e solitamente è così, sono io che spiego a Lino come si fa TikTok. E solitamente è Lina che si dimentica i passi e dobbiamo rifarlo, rifarlo e rifarlo. Ieri, praticamente, gli spiego sto TikTok, che è una cosa semplicissima, erano tipo 3-4 passi, ma proprio stupidi, niente di che praticamente. E ogni volta che toccava a me, mi scudava. Bravi, capito? Questo ho detto, ci vuole proprio qualcuno che ci riprende proprio da il do, cioè proprio in mentre facciamo queste cose. Che scritto? Tornado. Cioè, praticamente io mi dimenticavo continuamente. Quando se toccava a me che mi dovevo girare per fare i passi, facevo. E mo che devo fare? Cioè, proprio, arrivato a un certo punto, dice, ma botto anche. C'è il tornado, Maru. Mo' qua proprio il cielo si è fatto nero, nero e è incominciato a piovere. Ma oggi pomeriggio alle 5 porto proprio allerta meteo. Guarda, ah, devo stare tu, va bene. Fai una ripresa e manda. Cioè, mi dimenticavo continuamente, aiuto, ci sono cacci. Sono guaioni, ma già ci sono. A botte anche, ma proprio rovinato. Ma poi, la sigaretta. Hai visto la sigaretta ieri? Poi un po' di pioggerellina l'ha fatta ieri. Ho dovuto sigillare tutte le porte e i balconi e mi sa che sarà una poco pure. Comunque, vedi sta sigaretta? Ieri non la trovavo mai. Non la trovavo mai. Tante Carmande va c'è tua ma dice una cosa incredibile con la sigaretta. A mettevo un coppa d'acqua e io cercavo una sigaretta per tutta casa. E babbo, ma la sigaretta sta qua. Ah, ma le mise tu. Ah.